Grazie Presidente. Sì, questa è la parte efficace dell'emendamento che intende appunto concedere la rateizzazione della COSAP 2020 a tutti coloro che poi non potranno beneficiare dei ristori derivanti dal governo o dai sacrifici di Roma Capitale, come appunto ha detto l'assessore Cafarotti, per i mercati rionali di Roma Capitale. Ecco, intendiamo veramente fare il massimo per tutti. E speriamo che non verrà utilizzato questo tributo perché vorrà dire che tutti saranno stati ristorati per la COSAP e potranno beneficiarne. Nel caso non sia possibile dal governo trasferire tutti questi fondi, quantomeno vi sarà la possibilità di rateizzarli tramite questo provvedimento. Grazie.